valori ematici cambiano in continuazione, come se fosse viva. Allora, siamo qui con Alba Rohrwacher. Allora, il tuo personaggio, è, come del resto tutti gli altri di questa serie, è molto particolare, perché è questa ricercatrice, quindi una donna di scienza, che però poi si lascia andare a un qualcosa apparentemente di molto poco scientifico, cercando di guarire la madre con il sangue, appunto, ricavato dalle lacrime della Madonna. Cosa ci puoi dire di questo tuo personaggio? Ma è un personaggio che ha dedicato la propria vita alla cura di questa madre, perché sono più di 10 anni che la madre è immobilizzata in un letto e che, come gli altri personaggi, nel momento in cui si troverà a confrontarsi con questo evento eccezionale, cambierà. Diciamo, questo evento provoca all'interno delle vite di tutti i personaggi piccole e grandi rivoluzioni. Sandra vivrà una sua piccola grande rivoluzione. Senti, cosa hai pensato non appena hai letto la sceneggiatura di questi 8 episodi di questo soggetto molto atipico, particolare e di forte impatto? Qual è stata la tua prima reazione? Guarda, la prima reazione alla lettura è stata quella di avere curiosità di capire come sarebbe stata la trasposizione, forse è quello che ti ho detto prima, cinematografica, televisiva, insomma la trasposizione in immagini. Capito, e invece ci puoi dire, senza spoilerare nulla, un qualcosa magari che ha colpito te in particolare del tuo personaggio che vedremo nelle prossime puntate? Una cosa non necessariamente importante, ma che a te è rimasta molto impressa. Ma il suo... La cosa che mi rimane di Sandra è comunque il suo coraggio, cioè lei vuole capire da dove proviene questo sangue e non ha paura di fare delle scelte spericolate.